Questo genere di video nuoce gravemente sulla salute del vostro portafoglio. Collezionisti, oggi torniamo con un video dedicato alle bustine plus di Adrenix Air 22-23. Ho verificato che fossero plus aprendo un pacchetto, ovviamente. Oggi stranamente non apriremo un box completo, oggi faremo una bella top 11. Visto e considerato che con le bustine plus ancora non l'avevo fatta. L'obiettivo è sempre solo uno ed equivale alla card Uragano, che ancora non ho visto. Ma poi se ci uscissero anche le card che mi mancano, ma soprattutto le Momentum che ancora sto cercando, sarebbe per nulla male. Quasi quasi mi uso un bel 3-4-3. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, sono proprio qua sotto, e competente gratuito come sapete. Questo è un canimatico di Sismo come sottoscritto. E ovviamente vi ricordo anche di seguirmi sui miei social, Instagram e TikTok. Regà, su Instagram avete sempre su tutto, Rook, uscite, salite e quant'altro. Mentre su TikTok porto un sacco di spacchettamenti extra primati con Sismo come me. Ora testa questa top 11 con le bustine plus. Speriamo che esca l'uragano. Vamonos. Collezionisti, eccoci qua pronti con un altro spacchettamento di queste bellissime bustine plus che in tanti ancora non riescono a trovare. Quindi magari fatemi sapere nei commenti se voi siete riusciti a trovarle. E se sì, se avete trovato l'uragano o almeno un po' occupato player. Come detto, oggi faremo una bella top 11 stile FIFA del draft e andiamo a prenderci gli 11 pacchetti che utilizzeremo. Ecco qua, signori, gli 11 pacchetti che utilizzeremo per fare la top 11. E ovviamente, essendoci gli allenatori nelle plus, apriremo un 12° pacchetto proprio per trovare l'allenatore giusto. Questo è il contenuto della bustina che ho aperto in edicola per verificare se il contenuto del box erano plus, ma non ho trovato un granché perché ho trovato Calabria, Idro, Simeone plus, Marin plus, Luperto dell'Empoli, Tamés dell'Ellas e Boinen. Quindi insomma, niente di che, ora disponiamo questo 3-4-3. Signori, io partirei prima dal mister dall'allenatore, vediamo cosa ci esce. Questo è l'allenatore che serve a noi. Maschirotto del Lecce, Cristante della Roma, Medel del Bologna, Ferrari del Sassuolo, classico codice, scudetto Juventino e non abbiamo trovato l'allenatore. Andiamo col primo difensore e il primo allenatore che ci esce, ovviamente siamo obbligati a metterlo. Andiamo di trick. Abbiamo Moro del Bologna, Bogà dell'Atalanta, passiamo a Rogerio che ovviamente è un difensore, Rachmanio, ottimo difensore, probabilmente ci metteremo lui, classico codice, intoccabile consigli e Inzaghi sarà il nostro allenatore, signori. Poteva andarci peggio, sì, ma anche meglio, diciamo. Primo difensore di questa top 11 è Rachmani. Ekdal Plus dello Spezia, Belotti della Roma, Elmas del Napoli, Listoschi che è un difensore del Lecce, classica lettera A, Zanoli, raga, anche lui dovrebbe essere un difensore, anzi forse Listoschi non è un difensore, però Zanoli comunque sì, e Koulibaly idolo. Ci ho messo Zanoli diamanti e per ora, raga, sono tutti del Napoli. Abbiamo Lasagna Plus dell'Ellas, Mister Italiano della Viola, Risto, raga, che non è un difensore centrocampista, Radovano c'è anche lui centrocampista, classico codice, Romelu Lukaku intoccabile, purtroppo non è un difensore, e Audero idolo. Regà, io ci metterei Ristov. Partiamo con i fucking centrocampisti. Andiamo con l'esterno di sinistra. Tra l'altro non ci sta scendendo neanche mezza che ci manca. Intanto abbiamo Spalletti, Bremer, Gabbiadini, Murru. Quindi regà, però tra attaccanti e difensori niente centrocampisti. Singo che nell'esterno del 3-5-2 può farlo tranquillamente. E lo Spezia, lo scudetto. Io ci metterei Singo, regà. Centrocampista centrale, Bigis. Vediamo cosa ci esce. Delufeu Plus. Abbiamo Blind e Lecce. Poi abbiamo Bennasser che è un centrocampista, probabilmente ci metteremo lui. Fiori. Poi abbiamo lettera N, classica checklist delle plus, Stella Muriel e Kirikes. E mettiamo Sesto Bennasser. Dopo ci apriamo anche un pacchetto per sistemare anche la squadra. In questo caso abbiamo Pichel della Cremonese, Success dell'Udinese, Silvestri sempre dell'Udinese, Andrea Conti della Samp, classico codice, Idolo Ghiasi e Mister Albini. L'unico mezzo centrocampista che abbiamo trovato è Ghiasi. Andiamo ora anche con l'ultimo dei centrocampisti, per la precisione l'esterno di destra, Miranchuk del Torino, Bihol dell'Udinese, passiamo a Spinazzola che in quel ruolo va benissimo, io lo metterei già subito qua, guardate lo metto, e Bosé, classico codice, Magic 4 dell'Inter, scudetto Napoli. E andiamo con il ruolo più atteso, gli attaccanti, signori, il piatto forte attaccante di destra. E abbiamo Mister Jean-Pierre Gasperini, Politano che lì sarebbe ottimo, probabilmente ci metteremo lui, Maele, anche Iconé è un bel giocatore, lettera D, classiche regole del gioco, oh, intoccabile Felipe Anderson, ragazzi, ci mettiamo lui, mi spiace per Politano, Iconé, ma ci mettiamo lui, e Provedel. Andiamo anche con l'altro esterno, quello di sinistra, attaccante sinistro più che esterno. E abbiamo il Mister Nicola della Salernitana, Di Francesco che potrebbe andare lì, Lautaro Martinez, ottimo, probabilmente ci metteremo lui che essendo un grande attaccante, poi abbiamo del Monza, classica lettera N, Stella Lautaro Martinez, dove ho ritrovato anche la versione base, troviamo la Stella, che ci metterei la Stella in questo momento, e Des Diamante che non lo mettiamo, ma regà, mi serviva perché mi mancava. Let's go con la punta, signori, la punta centrale. Ok, Reghe della Cremonese, che è un attaccante, probabilmente ci metteremo lui, ma anche Dessers lo è. Poi abbiamo Nicolau dello Spezia, Maxi Lopez più centrocampista, classico codice che vi regalo, Diamante Parisi e Iconesaetta. Mettiamoci Okereke. Allora, amici collezionisti, questa è la formazione
formazione che ci è uscita fuori, ci manca il portiere, quindi speriamo ci esca un bel portiere. E poi abbiamo un pacchetto di bonus per sistemare la squadra. Ovviamente speriamo che ci esca un portiere qua, che non è così scontato. E abbiamo Lasagna Plus! Falcone! Il portiere ce l'abbiamo per una volta, signori. Il portiere ce l'abbiamo, anche Sportiello, io ci metto Sportiello. Poi abbiamo Cessai del Lecce, lettera A, le regole del gioco, il Magic 4 della Juve e intoccabile Andrea Consigli. Ma incredibile, signori, abbiamo il portiere, addirittura abbiamo trovato i due perché anche Falcone avevamo trovato. Apriamoci, come vi dicevo, il pacchetto aggiuntivo e speriamo che ci esca buono. Partiamo con Mister Baroni del Lecce, che abbiamo Inzaghi, quindi meglio lui, però cioè, non mi mancava, quindi ottimo. Ederson dell'Atalanta, poi abbiamo Gigi del Torino, poi abbiamo Stojanovic, lettera N, Charles de Cataler, Sterra Plus, che già avevo forse pure la quarta volta che la trovo, e Musso Portirone. Regà, io farei due cambi, toglierei Ristov dello Spezia per mettere Gigi e poi toglierei anche Ghiasi per mettere Charles de Cataler. Ok, amici collezionisti, questa è la formazione che ci è uscita fuori, secondo me è una buona formazione, vi dico. Prima di lasciarvi ci apriamo 5 pacchetti della Liga 2022-23 a caccia di Gavi e Pedri. Visto e considerato che Benzema l'ha trovato e ritrovato e ritrovato ancora. E abbiamo Oscar Gil dell'Espagnol, Kevin Vasquez del Celta Vigo, Radamel del Tigre e Falcao del Rayo Vallecano, Isa del Real Sociedad, poi abbiamo Gattuso, abbiamo trovato, signori, Gennarino Gattuso, ottimo. Poi abbiamo anche l'allenatore del Cadiz, lo scudetto dell'Huesca e anche Xavi Hernandez, allenatore, not bad. Oh, Gennarino Gattuso, regà, non me l'aspettavo proprio. Comunque nessuno si è accorto, ma questa è la prima edizione della Liga in cui non c'è Messi, perché l'anno scorso poi, essendo uscita molto in anticipo, l'aveva messo ugualmente, nonostante si fosse trasferito al PSG. Abbiamo Campos e Sis. Quindi veramente molto strano non trovare Messi in questa raccolta. Poi abbiamo un giocatore dell'Almeria, Mitrovic del Getafe, Camavinga, ottimo, questo ottimissimo giocatore, Garcia del Athletic di Bilbao, Weisman del Real Sociedad sempre, Roberto Torres, Moncoyola dell'Osasuna e chi è? William José. Penultimo pack per noi, signori. Raillo del Mallorca, passiamo a Ramzani dell'Almeria, Ruibal del Real Betis, Bebé del Rayo Vallecano, passiamo a Juanmi del Real Betis, Anuar del Real Sociedad, Raul Albiorex Napoli e lo scudetto del Siviglia. Let's go con l'ultimo pack, signori, vediamo se qua ci esce qualcosa. E abbiamo Gonzalez dell'Elche, Ciumi dell'Almeria, passiamo a Chouamini, il neoacquisto del Real Madrid, Núñez del Atletico di Bilbao, Dia del Villarreal, che non è quello della Salernitana, Remiro della Sociedad e Kangin Lee del Mallorca. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al canale, sfondare il tasto like, seguirmi su tutti i miei social. E detto questo, vi vedo al prossimo video.